come ti devo chiamare? Reiter? Zucker? Lubo? Quando ero soldato, i gendarmi avevano ammazzato mia moglie e si erano preso i miei figli. Sono scappato. Hai preso la sua identità. È una vittima di guerra. Una delle tante guerre idiote che rubano la vita. A der Hossens hegen die Zaugalme geschnifft. Mi hanno rapiti. Also ich glaube fest an eine gute Erziehung. Mir bin ich die beste Erziehung. Che è arrivato in albergo? Questo signore, elegante, gentile, un bel uomo. Io non sono un mercante, sono uno zingaro. Basta che sei buono. Sei forse tu? Li ho cercati per anni. Dove sono? Come ti devo chiamare? Faremo tardi alle nozze reali. Andiamo a sposarci. Friends! Cosa? Ah, sì, sono Bridget e Crystal a sposarsi. Già. Oh, sarebbe assurdo se ci sposassimo noi. Già, assurdo. Wow. Bleh. Oh, cavolo, che razza di addio al celibato. Cloud Guy sta poco bene. Mini Diamante, sei il più carino dei ragazzi fiore. Andiamo, papi! Sono il più carino dei fiori grandi! Cari fratelli, siamo qui riuniti oggi per... Prima delle nozze! Sono John Dory. Branch è il mio perduto fratello. Cosa? Colpo di scena! Popcorn, Dinkles! Ti conosco! Sei dei Bronson! Ti stavamo ascoltando! È una storia passata. Branch, perché non mi hai mai detto che hai un fratello segreto? Correzione, che avevo un fratello. I miei fratelli mi abbandonarono per non tornare più. Branch, siamo fuori sync. Non più boys, ma men. Rimane solo One Direction ora per noi. Le Backstreets. Branch, dobbiamo ritrovare i nostri fratelli e rimettere insieme la band. Bronson! Questa sarà la family reunion del secolo. Bronson 2.0. Bronson reunion. Bronson va per sempre. Bronson, dove sono? Non lo so, li troveremo. Poppy e questo tizio a caso. Cosa? In un'altra avventura musicale. Oh, ehi, Mini, c'è lì un pulsante, lo vedi? Oh, quel pulsante che ogni fibra del mio corpo dice di non premere. Premilo. Oh, oh, oh! 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 Wow, troppo scatto è il suo perché? Ah, che carino. Signor Snow, dopo tutto quello che ha visto là fuori nel mondo, mi dica. A che cosa servono gli Hunger Games? Gli Hunger Games servono a punire i distretti. Quei tributi non hanno scelta. Il vostro ruolo è trasformare questo gioco di sopravvivenza in uno spettacolo. Siamo in diretta! Sorridete, per questo abbiamo i denti. Immagina se quello estratto fosse il tuo nome.
Vorrei sapere che qualcuno tiene ancora a me. Che valgo ancora qualcosa. Benvenuta a Capitol City. Tu non dovresti essere qui. Non dovrei, ma sono il tuo mentore. Un ribelle. Ti porterò via da qui. Vuoi proteggere le persone? Allora devi accettare gli esseri umani per quello che sono. Assassini! E ciò che serve per controllarli. Vediamo come usi il famoso fascino degli Snow. Sei un bravo uomo, Coriolano Snow. Ho visto cosa fa la guerra alle persone. Senti il terrore di diventare preda? E quanto in fretta diventiamo predatori? Voglio che i miei nemici vedano un arcobaleno di distruzione. Inghiottire il mondo. Siete dei mostri! Tutti quanti! Buona fortuna con quel povero usignolo. Lei dov'è? È un mistero. E i misteri possono rendere le persone pazze. Signor Snow, glielo chiederò un'ultima volta. A cosa servono gli Hunger Games? Sono le cose che amiamo di più a distruggerci. Perché gli arriva tutta quella roba? Hanno perso tutto. Fuggono dalla guerra. Cancellala quella foto! Mi dispiace per quello che hanno fatto. Non mi sorprende se senti le cose che dicono al pub. Questa qui è diventata una discarica. Abbiamo passato tutta la vita in questo paese e dovremmo dividerlo con quelli là, ma chi li conosce? Grazie per la sua gentilezza al nostro arrivo. L'ho apprezzata molto. Mi chiamo Yara, piacere. Il suo nome? Tommy Joe Ballantyne. Quando ero piccola, volevo fare la fotografa e girare il mondo. Se hai un momento, vieni con me giù al pub. Quando mangi insieme, resti insieme. Me lo diceva mia madre. Qui è tutto chiuso. Pure la scuola è andata. Andiamo di male in peggio, vero? Immagina tutte le famiglie che si mischiano e mangiano insieme. Quando mangi insieme, resti insieme. Vado. Yo, Luke. Ci serve. È diventato un campo profughi. Sta attento a come parli. Nicola, stai fermo! Non è beneficenza. È solidarietà. Siamo noi che facciamo qualcosa insieme. Ci vuole forza per costruire qualcosa di bello.